Ciao a tutti, sono Tom, il vostro amichevole cacciatore di pusher e borseggiatrici di quartiere. In questo video continuo la mia lotta contro il crimine e lo spaccio di Milano. Stavolta però c'è una novità. È stato arrestato uno spacciatore. Restate a guardare il video, quindi, fino alla fine. Prima di continuare, vi invito ad iscrivervi al mio canale, attivando la campanellina delle notifiche. Vi ricordo che potete abbonarvi al canale in modo da ricevere dei vantaggi speciali nella mia community. E per mostrarmi un ulteriore ma importante supporto, potete farmi delle donazioni che userò per migliorare sempre di più il canale. Seguitemi, mi raccomando, anche su altri social quali Instagram e TikTok. Link in descrizione. Ma detto ciò, proseguiamo. Mi reco subito in stazione centrale, dove, fino al 14 luglio, saranno presenti varie attrazioni, quali una pista di pattinaggio ed uno schermo per vedere l'Europea. C'era infatti tantissima gente e vari agenti delle forze dell'ordine. C'erano le camionette della polizia e dei carabinieri. Nonostante la presenza dello Stato in centrale, però, c'erano anche gli spacciatori, appostati nel loro solito angoletto, all'angolo destro della stazione, sotto agli alberi. Avevo la bodycam montata sul petto. E appena hanno visto che passavo di lì, i pusher hanno subito iniziato ad agitarsi. Così ho ritenuto opportuno avvertire le autorità competenti, che erano appunto già lì sul posto. Poco dopo sono arrivati degli agenti in borghese a fare dei controlli ai pusher. Uno di loro, quello con la maglietta blu-azzurra, ha iniziato ad agitarsi contro i poliziotti in borghese, che volevano controllargli le tasche. Guardate qua come si lamenta. Fu un momento in cui gli spacciatori erano abbastanza agitati. All'improvviso però noto questo soggetto che, chi mi segue, può riconoscere tranquillamente anche se le riprese le ho fatte da lontano. È il tizio che nel mio video precedente mi ha fermato per vendermi cocaina. Nonostante il mio ultimo servizio abbia fornito il suo numero di telefono alle autorità, questo tizio è ancora in giro, libero di spacciare. Pochi attimi dopo mi passa vicino proprio il soggetto con la maglia azzurra che poco prima era stato perquisito dai poliziotti. Eccolo qui. È assurdo che, anche se vengono controllati, poi ritornano subito in libertà. Sono così furbi e organizzati che raramente si fanno beccare con la sostanza addosso. L'unica è coglierli in flagrante, cioè nel preciso istante in cui stanno per spacciare la sostanza. E così il soggetto ritorna nel suo gruppo. Le ragazze che erano lì con me e che sanno cosa che faccio, mi hanno consigliato di avvertire delle ragazze che stavano a pochi passi dagli spacciatori di fare attenzione e di spostarsi dall'altra parte della stazione, che è più sicura. Sono state qua perché qua ci stanno. E qua ci stanno gli spacciatori che sono brutte persone. Questa è la zona nera. Uno dei ragazzi di prima mi ha anche fatto notare che il pusher che nel mio video precedente mi voleva vendere cocaina era stato preso dalla polizia. Ah no, vedi, l'hanno preso quello là. Cambio quindi location e mi reco al Parco Sempione. Per ora non vedrete me in azione, questo ve lo tengo per ultimo. Ora assisterete a ciò che una mia collaboratrice è riuscita a registrare. Questo perché? Beh, perché l'intenzione era quella di avere quante più informazioni possibili dei miei aggressori. Siamo stati fortunati e la mia inviata ha incontrato proprio il soggetto che, circa un anno fa, mi aveva aggredito spaccando gli occhiali, teschietto e dandomi delle percosse. Appena la mia collaboratrice arriva in zona, lo vede subito ballare. Sembra una persona tranquilla che non potrebbe mai commettere atti violenti, eppure li ha già fatti. Dov'è? Sì. È italiano? Italiano. Dove? Milano? No. Sicilia? Fuori Milano. Fuori Milano? Ma vicino? Tu sei Milano qua? Io, anche io fuori Milano, non qua. Ah. Ah, dicevano. Dicevano? Sì. Che lavoro fai? Saldatore. Eh? Saldatore. Intagliatore? Saldatore. Saldale. Ah, lavoriamo tanto, eh? Tanto, 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 tante cose. Tantissimo. Magari sì, ma non come saldatore. Mi chiama Baboy. 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 Con la P. Io adesso 28. Noi siamo Gambia. Gambia? Gambia, vicino a Senegal. Qua mi avevano detto che era brutto. Qua, che detto qua brutto? Qua. Sempre meglio, sempre tranquillo, capito? Certo, un posto tranquillissimo proprio. Quando non lavori, io vengo qua, quella casa è musica mia. Ah. Quando non c'è lavori, io vengo qua. Riposi. Tranquillo, perché c'è il mio paesano, la gente a passare. Io sono a casa. Tu dove ce l'hai il lavoro? Io sempre, adesso non lavoro. Adesso sei povero? O sei a posto? No, per pagare casa anche quello non è problema, soldi non è problema. Non hai la cittadinanza? No, ancora no. Io sono l'asilo politico. Gambia, sì, ma mia mamma, padre è morto, ma c'è mamma. Mi spiace. Sì, mia fratelli, mamma, sorelle? Mamma ha avuto 9 figli. Loro, tutti, in Gambia non c'è nulla.
Come mai sei venuto fino qua a Milano oggi? Qua? Però non sei. Sì, sì, ma come mai sei venuto fino a qua? Non potevi stare a Vigevano, che è più bello. Sì, ma oggi Milano mi piace Milano. Perché di là tranquillo, ma secondo me è Milano. Sì. Perché prima io vivo qua, forse l'ho. Due anni. E come hai fatto a vivere qua che costa tanto? Sì, io vivo qua, 2 anni, 8 mesi sono andato via in Svizzera, 6 mesi, tornato qua. Ci vediamo domenica prossima. Ti vuoi prendere il mio numero, se non trovo qua? Sì, dai. Così. Dammi il tuo numero. Dai. Ciao. Ciao, mamma. Cosa c'è lì? Maria. Santa Maria. Grazie alla mia inviata, dunque, sono riuscito a recuperare il suo numero di telefono. Dovete sapere che un anno fa, quando ho fatto denuncia, le autorità competenti non sono riusciti a risalire all'identità del mio aggressore, quindi non ha pagato per quello che mi ha fatto. Ma ora, avendo il suo numero di telefono ed il suo nome, chi di dovere può risalire alla sua identità, a rintracciarlo, e quindi probabilmente lo porterò in tribunale. Ecco perché ho oscurato il suo volto, perché se lo fosse chiesto. Torno il giorno dopo, ma il mio aggressore non c'era. C'era un altro gruppo però, conosco bene anche quello. Prima che accendesse la telecamera, lo stesso presi cedere della sostanza ad una persona. Inizio quindi ad attirare l'attenzione dei passanti su di loro per fare denuncia sociale e mostrare alla gente chi sono davvero queste persone. Premetto che le riprese sono un po' mosse, ma per chi non è la prima volta che se ne lamenta, spiego che in certe situazioni potenzialmente pericolose devo continuamente girarmi e controllare se qualcuno mi arriva alle spalle, come è successo diverse volte. Poi fate conto anche dell'agitazione, quindi penso sia normale. Signori, attenzione! Si segnala la presenza di spacciatori al Parco Sempione. Qua mi hanno aggredito più di una volta, mi hanno tirato una bastonata sul piede poche settimane fa. Sembrano tranquilli e amichevoli, ma in realtà sono tutto tranne questo. Bisogna riappropriarsi del territorio, perché questo è un parco per le famiglie, non per chi spaccia. Non faccio in tempo a dire un'altra frase che subito uno di loro si avvicina verso di me. Si ferma in un punto, si abbassa, raccoglie un bastone e mi minaccia di colpirmi, continuando ad avvicinarsi. Già mi stanno puntando, ecco, ecco che hanno preso un ramo. Guarda, guarda che hanno preso un ramo. Ti prenderà una bella, ti prenderà una bella denuncia. Prima o poi affronterete la giustizia, ve lo assicuro. Attenzione che quasi qua sono spacciatori che vogliono aggredirmi e che tempo fa mi hanno aggredito. E adesso chiamo la polizia. Non volendo rischiare ulteriormente, mi sono allontanato e ho chiamato la polizia. È intervenuta? Non lo so, spero di sì però. Ma mentre stavo girando questo contenuto in un'altra zona di Milano, la squadra anti-borseggi insieme a King Ash stavano girando questo video qui. Potevo parteciparci, ma la mia missione viene prima di tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina per le notifiche. Potete inoltre abbonarvi al canale in modo da ricevere dei vantaggi speciali nella mia community. E per mostrarmi un ulteriore importante supporto, potete farmi delle donazioni che userò per migliorare sempre di più il canale. Seguitemi inoltre su altri social quali Instagram e TikTok. Link in descrizione. Dal vostro amichevole Justice. Al prossimo video. Ciao!